la riforma dei campionati chiaramente parte dalla guida e dalle idee che avrà in tal senso il presidente Gabriele Gravina, a cui la Lega Pro già nel precedente mandato, pochi mesi prima delle nuove elezioni, quindi dell'ultima assemblea elettiva ordinaria, ha dato il mandato per guidarci verso questa riforma che si attende da 60 anni e che si ritiene possa essere portata, non dico in tempi rapidi perché direi un'eresia, ma sicuramente nei tempi giusti. Credo che Gravina, il nostro presidente, abbia la qualità, la visione di scenario e la forza per poter finalmente dire: sono stato io il presidente che ha fatto la riforma dei campionati, non del campionato, quindi non solo della Lega Pro, ma dell'intero sistema, a 60 anni da questo mantra che gira evidentemente da questo periodo, cioè da 60 anni. Non è vero che non ci può essere una riforma dei gironi, c'è una commissione proprio solo su questo specifico tema, su un'idea di Francesco Ghirelli, a cui stanno lavorando diversi presidenti o dirigenti dei club, e appena questo tavolo avrà tirato fuori il documento finale sarà oggetto di una valutazione da parte del consiglio direttivo. Quindi intanto c'è una commissione che sta lavorando perché il prossimo anno i gironi siano ancora più belli, più interessanti di quelli che oggi o comunque di un prodotto di campionato che stiamo vivendo oggi in questa stagione così difficile. L'obiettivo si parlava di estrazione a sorteggio anche dei gironi, che corrisponde a verità? Ma io, guarda, su questo io aspetto di vedere il documento che non ho ancora avuto. So, perché ho incontrato il presidente del Palermo, Dario Mirri, che fa parte di questa commissione, che stanno lavorando anche qui per arrivare comunque a una riforma dei gironi con l'obiettivo di rendere questo campionato il più competitivo, bello e spettacolare possibile. Poi quali saranno le formule? Le vedremo da questo documento che, ti ripeto, non ho ricevuto ancora e che comunque sarà oggetto di una valutazione importante da parte del consiglio direttivo. Allora, ho capito il senso di scoramento e di dispiacere, perché il presidente, lo dice il nome, è il presidente del club, quindi vorrebbe che la sua squadra quantomeno pareggiasse, se non vincesse ogni partita. Allora, probabilmente siamo andati un filino sopra le righe, su questo non c'è ombra di dubbio, però ho capito il senso, cioè no, io non, guarda, ho visto proprio prima di collegarmi con voi, ho visto il video, perché se tu vedi quella frase, quel contesto, sembra una cosa veramente molto tragica. Poi se tu senti anche il timbro vocale del presidente, non è che l'ha detto con una cattiveria estrema. Se però tu mi dici avresti preferito che al posto di banda di morti magari avesse detto una banda di ragazzi un po' distratti, ti dico assolutamente meglio distratti che morti.